È il momento della pagina profumata, quella dei fiori d'arancio. Io ho la sua telefonata, io ho cercato di accontentarla e le presento la signorina Graziella. Con tutta sincerità lei deve dirmi se le va o non le va. A mia veramente mi piace, solo che la volesse un'antichetta più alta. Signorina Graziella, ha buonissima impressione di simpatia nei riguardi del signor Bland? Ma io veramente lo volevo biondo, con gli occhiali, senza barba e anche con un po' di pancia, ma comunque mi accontento. Comunque, nei suoi riguardi, lei rifletta, mi ritelefoni e quando si decide definitivamente, d'accordo, allora sarà il caso, io la presentazione l'ho fatta. Diversamente continuerò nella via intrapresa per accontentarla sull'altezza della signorina. Sicuramente. Va bene, sicuramente. A lei cercherò di accontentarla qualora non va in porto tutta una situazione, di trovare gli occhi azzurri e niente barba. Va bene. Ecco. Lasciamo le mani, Don Salvatore, si accomodi. Devo dire che due erano attori, quelli che sono andati ora, erano i colleghi Cosimo Bland e Gabriella Franchini, e questo signore invece è un signore che fa quello che ha detto. È il signor Zaffarana Salvatore. Don Salvatore, di dove? Da Caltagirone. Di professione, da quanti anni? 38 anni. Fa quello che Pirandello chiamava uparaninfo. Uparaninfo. Cioè, sensale di matrimoni. Sì. Ecco, ogni giorno, da sempre. Quanti matrimoni ha combinato? Fino a 10 anni fa, 1550. 1550? Oggi sono molto di più. Senta, lei sottopone, come abbiamo visto, molto bene, gli sposi o i parenti a un certo tipo di domande, no? È vero. Quali sono le indagini che lei deve fare? Di solito... Lei da me tante volte... Mi interpellano il papà, la mamma di una signorina, sì, o parenti, sì, o anche direttamente loro, si rivolgono a me. Sì. Io certamente non mi scandalizzo col fatto che il papà raccomanda il matrimonio della figlia, anzi, spesse volte mi commuove e con maggior interessamento accetto, capisce, l'incarico. Vedo che lei vive con passione il suo mestiere, no? Sì, sì, ho la passione, perché sennò, cioè, se io non avessi la passione di concluderle... C'è da rinunziare. Me l'immagino. Ha molto lavoro, sì, parecchio, ce n'è sempre. In qualche modo. È un mestiere antichissimo, no? Quello di un paraninfo. Sì. Sono più le donne o sono più gli uomini che ricorrono al paraninfo? Tutte e due. Tutte e due. Senta, non lo so, per esempio, qual è il requisito richiesto, per esempio, dagli uomini di solito, la cosa che richiedono subito? Don Salvatore, mi raccomando, deve essere... Con le carte in regola. Come? Con le carte in regola. Ah, si chiamano le carte... Ah, questa non la sa, si dice. Io la capisco subito quando dicono con le carte in regola. Ma lei dove? In Sicilia? Perché se lei chiede... Poi va dalla ragazza e cosa dice? Tu hai le carte in regola. Le dico, lei ha le carte in regola. Quella che non lo capisce... Sì. Dice, ma ce l'ho, la carta d'identità io ce l'ho. Lo credo, eh. Dice, risponde in questo modo. Sì, se lo rispondendo, chiede... io non mi soddisfo. E allora con la discussione insiste, e dico, insiste. Parliamoci chiaro, va. È vergine lei. Ah, ecco. Ma lei ha visto che a Palermo le conservano... Dunque, Don Salvatore carissimo, un altro argomento, la dote. È ancora richiesta la dote? La dote è richiesta, è stata sempre richiesta, ma anche oggi è importantissima. È importante. Perché l'uomo, certamente quando mi dà il mandato di signor Zaffarana, che dovendo pagare, capisce, un affitto di casa, di appartamento, sì, 200 milioni al mese, oltre il condominio, io con lo stipendio non posso tenere avanti. Ed allora, avendo l'aiuto della donna... Una mano lava l'altra. Tutte e due si lavano la mano. Ecco. Quello di la faccia... Ho capito. Oh. Mi diceva Don Salvatore, lei ha una tesi un po' realistica, lei non crede ai colpi di fulmine? No, non ci credo. Non crede agli innamoramenti a prima vista? No. Anzitutto sono sbagli che si fanno. Dica. Ecco, sono sbagli perché quando due si conoscono così, si piacciono.
Perdono le cose che subito si amano. No, e attraverso... Subito? Che si amano. Ah, ecco, sì. E attraverso, capisce, la frequenza. Attraverso i bacetti. Sì. E incomincia a nascere qualche cosa. E la pentola bolle. E se fanno la carte? No, piano pianino. O se rompo, poi finiscono per sposarsi. È una visione, ripeto, molto lucida della realtà. Quindi dice, da parte così, colpi di testa, le cose, lei lo considera un contratto. Infatti un tratta contratto, i due come se fosse... Ma voi non avete ancora saputo la cosa più incredibile che è capitata a Don Salvatore, che ha fatto quanti matrimoni? Prima le avevo detto poc'anzi, 1500 rotte, 10 anni fa. Adesso siamo, eh? Adesso quasi a 2000. A 2000, tutti felicemente conclusi. Per lo più... sono riusciti, perché incidenti, poi non... le consiglio sin dall'inizio, perché li seguo fino a quando per lo più si sposano, sì. Consigliando quella che... Aspetta, mi sfugge in questo momento. Ma non importa, per esempio, se le arriva un reclamo, Don Salvatore, lei garantisce che le carte sono in regola, per usare la sua espressione. Uno dice, ma guardi, caro Don Salvatore, è un attento esame, le carte non sono risultate proprio così in regola. Lei che fa? Ma questo, in questo caso io non c'entro, perché c'è allora, questo. Lei non c'entra. Nessuno... Perché veda. Nessuno lo mette in dubbio. Dunque, capita stiamo spesso... parlando a livello professionale, Don Salvatore. Capita spesso, vedo, che qualcuno. Sì. O perché è divorziato, o perché non è divorziato, o perché si accontenta di tutto ciò che capita nella vita, l'interessante che trova la compagna buona e tutto, tante volte dice, signor Zaffarano, se c'è stato qualche peccatuccio, l'interessante, è vero, che la persona che si fida in me, come mogliettina, è vero, mi voglia bene, certo. A questo, e che non faccia più mancanze. E allora una sanatoria. E allora una sanatoria. Beh, la cosa più incredibile, quest'uomo che ha combinato 1900 matrimoni tutti felici, è qui per cercare moglie, questa è la cosa incredibile. Don Salvatore mio, ma come si spiega? Lei è scapolo, ci racconti brevemente. Io sono... Lei vive dove, ha detto? Eh? A Caltagirone. A Caltagirone. Dunque, lei è scapolo, che è? Io sono vedovo da 12 anni. Da 12 anni. E col catalogo che si ritrova, viene proprio a Portobello. Una domanda... Beh, nella vita si ha sempre bisogno tante volte delle altre. Ha ragione. E allora succede che il proverbio antico disse che la regina una volta ebbe bisogno della vicina... Vicina di casa, ad esempio. E noi siamo in fondo vicini di casa. E perciò io sono un po' suo collega, se mi consente. Madonna, ma vede che cosa... E lei, ho bisogno di lei. Caro Don Salvatore, questo. Allora, due parole. Tanto avranno capito le telespettatrici. Sì. Quanti anni ha? 73. 73. Sono dell'otto. 73. È un giovanotto. Oh. Dal momento che lei mette la cosa in termini concreti, alle volte io dico carattere, io la metterò come lei dice invece in termini molto... Ecco, lei ha una casa sua, e mi racconti un po', ci racconti. Io ho una villetta a Caltagirone, più 13.000 metri quadrati di terreno a Santo Pietro, dove Mussolini voleva farne una bella città chiamandola Mussolinia, cosa che poi non poteva essere. Altri 5 tumuli e mezzo di terreno. Altri? Altri 5 tumuli e mezzo, che sarebbero quasi 13.000 metri quadrati. Lei è un gattopardo, Don Salvatore. Ci arrangiamo. Quindi sta bene, diciamo che sta discretamente. Sta bene. Ecco, lei le carte in regola come le vuole? Madonna, io innanzitutto, dovendo sposare una anziana, altro che carte in regola. Soprattutto anche una vedova è sempre in regola. Ah, la vedova è in regola. La vedova è in regola. Io le faccio i miei auguri più cari. Sarà questa che cosa? Io... Oh, dovete sapere, scusi. La legge lei o la leggo io? No, mi dia. Legga... Devo dire che lei ha molti clienti in Australia, dappertutto, in America. Dappertutto ce l'ho io. Perché gli italiani, forse molti, fanno finta che non esistano questi cani, ma alle volte proprio cercano moglie delle loro terre, magari, no? Le dicono la vogliamo della mia terra. Questa lettera che lei mi ha dato, la leggerò velocissimamente. La legga. Sì, è un signore che ha 80 anni, no? Sì. È un signore che ha 80 anni, ancora celibe, pensate. La lettera del... Sì, signor, non faccio nome, no, perché non faccio sono nome. Segreti no, d'ufficio, no. Naturale. È un signore di abita in provincia di Chieti, da quello che mi ha... Dice che ha 80 anni, racconta... 10 anni fa questa lettera. 10 anni fa. Si è sposato con lei? No, con lei, no. Col suo intervento professionale. Io mi interessai veramente. Sì, ce la fece o non ce la fece? Io gliela fece, ma poi ci ha rinunciato lui. Forse... Allora...
sul traguardo. Riconoscendo che non era più abile alle fatiche di guerra. Ebbene, giustamente. Don Salvatore. Ci ha rinunciato. Lei è un giovanotto, si accomodi, vedrà che. Le auguro fatiche felicissime, la cabina di Don Salvatore, un paraninfo. Vada, vada, s'accomodi.